Oggi vi guiderò attraverso quattro curiosità d'arte nella cucina. Oggi cominceremo con la cucina medievale. La cucina medievale poteva essere più o meno rozza o raffinata a seconda se ci sediamo accanto a un contadino, alla mensa di un povero contadino, oppure alla corte di un feudatario o ancora accanto ai frati in un convento. Considerate che fino all'anno 1000 la cucina medievale è rimasta più o meno la stessa rispetto all'epoca romana e quindi andavano alla grande ancora le ricette di Apicio. Poi, successivamente, grazie all'invasione arabe, abbiamo avuto innovazioni culinarie come lo zucchero di canna, le melanzane, i gelsi e il riso. A proposito, qui abbiamo del formaggio con del miele. Abbinamento dolce e salato insieme, o ancora della marmellata di arance, di agrumi, con un formaggio. Per capire questo abbinamento tipico medievale, dobbiamo scoprire la teoria dei quattro umori. La teoria umorale, concepita da Ippocrate, rappresenta il più antico tentativo nel mondo occidentale di ipotizzare una spiegazione sull'insorgenza delle malattie, superando la concezione superstiziosa, magica o religiosa. Nel VI secolo a.C., Anassimene aveva introdotto la teoria dei quattro elementi fondamentali che costituiscono la realtà ed Empedocle affermò che la realtà che ci circonda è caratterizzata dalla mutevolezza, ma è composta da elementi immutabili che possiedono una coppia di attributi. Il fuoco è caldo e secco, l'acqua fredda e umida, la terra fredda e secca, l'aria calda e umida. I quattro elementi fondamentali della filosofia antica funsero da base per lo sviluppo della teoria umorale. Ippocrate tentò di applicare tale teoria alla natura umana, definendo l'esistenza di quattro umori base a cui corrispondono quattro temperamenti: flegmatico, melanconico, collerico e sanguigno. Quattro qualità elementari: freddo, caldo, secco, umido. Quattro stagioni: primavera, estate, autunno, inverno. Quattro stagioni della vita: l'infanzia, la giovinezza, maturità e vecchiaia. Il buon funzionamento dell'organismo dipenderebbe dall'equilibrio degli elementi. Il pasto medievale era quindi un intreccio di contrapposizione di umori opposti, ottenuti bilanciando le proprietà dei singoli ingredienti. La società medievale si presenta stratificata e divisa in classi rigorosamente separate tra loro. In un'epoca in cui le carestie sono molto comuni e le gerarchie sociali sono spesso fatte rispettare con la violenza, il cibo è un importante segno di distinzione sociale. La società era composta di tre stati: la nobiltà, il clero e la gente comune, ovvero la maggior parte della classe lavoratrice. I rapporti tra le classi erano di tipo strettamente gerarchico, con la nobiltà e il clero che rivendicavano la propria superiorità terrena e spirituale rispetto alla gente comune. Di norma il potere politico si dimostrava sia attraverso l'azione di governo, sia esibendo la propria ricchezza. I nobili dovevano quindi cibarsi di selvaggina fresca, insaporita con spezie esotiche, e mostrarne maniere raffinate quando si trovavano a tavola, mentre gli uomini di fatica dovevano accontentarsi di un rozzo pane d'orzo o di segale, maiale salato e legumi, e non ci si aspettava che conoscessero le buone maniere. La dieta dei nobili e dei prelati di alto livello era considerata sia un segno della loro raffinata costituzione fisica e della loro prosperità economica. L'apparato digerente di un signore doveva per forza essere più delicato di quello uno dei suoi contadini e subordinati e quindi richiedeva cibi più raffinati. La Chiesa, con i suoi calendari liturgici, influenzava notevolmente le abitudini alimentari. Il consumo di carne era proibito ai cristiani per un buon terzo dell'anno e tutti i cibi di origine animale, tra cui le uova e i latticini, ma non il pesce, erano generalmente proibiti durante la Quaresima e i digiuni. Sia la Chiesa occidentale sia quella orientale decretarono che i periodi di festa dovevano essere alternati ad altri di digiuno per mortificare il corpo e rafforzare l'anima in ossequio alla convinzione dell'epoca che vedeva il corpo come inferiore rispetto allo spirito. La Chiesa voleva impartire una lezione spirituale di automoderazione attraverso l'astinenza e durante i giorni di digiuno particolarmente rigido il numero dei pasti giornalieri si riduceva a uno.
maggior parte delle persone rispettava le restrizioni ed era solita sottoporsi a penitenze quando le violava, ma esistevano comunque delle soluzioni per aggirare il problema. Gli studiosi medievali consideravano la digestione un processo simile alla cottura, poiché l'elaborazione del cibo all'interno dello stomaco era visto come il proseguimento della preparazione iniziata dal cuoco. E affinché il cibo fosse cotto in maniera appropriata e i principi nutritivi adeguatamente assorbiti, era importante che lo stomaco fosse riempito nel modo corretto. I cibi facilmente digeribili dovevano essere consumati quindi per primi, seguiti gradualmente dai piatti più pesanti. Prima del pasto lo stomaco andava aperto con un aperitivo che doveva di preferenza essere di natura calda e secca. Lo stomaco, così come veniva aperto, doveva essere chiuso alla fine del pasto con l'aiuto di un digestivo. Il pasto ideale iniziava con della frutta facilmente digeribile come le mele. A questo avrebbe dovuto seguire verdure, dell'altra frutta umida, carne leggere come pollo o capretto con minestre e brodo. Dopo questi piatti arrivavano le carni pesanti come maiale e manzo con altre verdure e frutti, tra cui le pere e le castagne, entrambe considerate difficili da digerire. Il cibo ideale era considerato quello che più si avvicinava alla composizione di umori dell'essere umano, ovvero moderatamente caldo e umido. Gli alimenti di preferenza dovevano essere tagliati in piccoli pezzi, macinati, pesati e modificati per ottenere la miglior fusione di tutti gli ingredienti. Nel passaggio dal Medioevo al Rinascimento, la società cambiò profondamente. Il nobile diventò da cacciatore e guerriero a politico e diplomatico, quindi cambiò il suo modo di comportarsi, la sua dieta. Ma per questo, per scoprirlo, vi aspetto alla prossima curiosità d'arte, quella sulla cucina rinascimentale. Nel passaggio dal Medioevo al Rinascimento cambia l'alimentazione e il modo di mangiare. Quindi, se nel Medioevo era una componente essenziale dell'uomo robusto e forte, l'abbuffarsi e il mangiare tanto, nel periodo rinascimentale, altre saranno le virtù positive, sono le capacità amministrative e diplomatiche e non solo la forza. Anzi, non si ostenta il mangiare tanto, ma quanto uno può offrire e dare agli altri. Per esempio, nei banchetti, ne sa qualcosa, ad esempio, Lorenzo il Magnifico, che diventano un mezzo di ostentazione sociale. Ma c'è un altro elemento. Le spezie, la cannella e molte altre spezie che arrivano dall'Oriente. Anche queste saranno un segno della grande distinzione sociale. Ogni epoca ha avuto i suoi banchetti, intendendo con questo termine una serie di convitati, generalmente illustri, legati da parentela, amicizia o diplomazia, che si riuniscono a tavola insieme per gustare buoni cibi e per scambiarsi delle idee. Nel Rinascimento il banchetto diventa un vero e proprio spettacolo scenografico del potere. In Toscana furono molto importanti e rinomati i banchetti della corte medicea. La tavola del banchetto è rigidamente guidata da regole. Quelle più importanti sono legate anche al portamento, basta pensare al Galateo di Giovanni della Casa, oppure al cortigiano di Baldassar Castiglione. Nel banchetto si rispecchia il potere del principe ed egli è al centro del banchetto stesso, mentre i cortigiani sono dislocati secondo il loro rango. Nel corso del Rinascimento il banchetto è una forma di spettacolo propria del tempo festivo. Per esempio, a carnevale o propria di un evento speciale, per esempio una nascita o un matrimonio. Fra i più celebri pranzi medici si ricordano i banchetti per le nozze di Lorenzo il Magnifico con Clarice Orsini nel 1469, il prestigioso banchetto del 1539 per le nozze di Cosimo I con Eleonora dal Toledo e il banchetto per il matrimonio di Maria de' Medici, figlia di Francesco I, nel 1600 con Enrico IV di Francia. Il Magnifico fu l'ago della bilancia italiana, ma anche europea, e in quanto signore di Firenze seppe da questa sua città indirizzare verso l'Europa l'arte diplomatica, i denari del banco medicio, il gusto della poesia e dell'arte, ma anche i piaceri della tavola, dei banchetti come luoghi dove lo spirito si nutriva e non solo il palato. Una rigorosa etichetta stabilisce la successione delle portate, che spesso compaiono nella sala su grandi vassoi di portata.
sorretti in alto da servitori. I camerieri sono fidatissimi, poiché in quest'epoca aleggia sempre il sospetto di avvelenamenti. Tra gli inservienti più importanti figurano lo scalco, lo spenditore, il credenziere, il cuoco, il trinciante, il mescitore, il coppiere, a cui seguono poi servitori ordinari. Un banchetto può prevedere anche una ventina di portate, l'uso delle tre posate, cioè cucchiaio, forchetta e coltello, è una conquista più recente. Sino al Rinascimento la forchetta con il coltello, usato da sempre, si appoggia in modo contrario al nostro, il manico è rivolto verso l'alto, le decorazioni si leggono al contrario. Prima del Rinascimento i piatti sono di peltro e il loro uso è in comune tra i commensali. Solo alla fine del 400 vengono per la prima volta utilizzati i piatti individuali. Anche il tovagliolo, che inizialmente si chiama truccabocca, inizia ad essere utilizzato a tavola proprio nel Rinascimento. Questo accessorio nasce come mezzo di purificazione delle dita sporche di cibo e per pulirsi la bocca prima di bere dal bicchiere comune. I galatei dell'epoca raccomandano di non usare il tovagliolo per pulirsi il viso, i denti o per soffiarsi il naso. Quando le posate sono in comune tra i commensali, il fazzoletto viene anche utilizzato per pulirle prima di porgere agli altri commensali. Il tovagliolo viene portato sulla spalla o sul braccio sinistro perché si usa mettere nei piatti comuni la mano destra. Abbiamo visto che il banchetto e il suo carattere ostentatorio sono un elemento fondamentale del Rinascimento e quindi dei banchetti. Ma quando è che nasce una vera cucina italiana? Lo scoprirete solo attraverso una prossima curiosità d'arte, quella legata alla cucina artusiana. Salve, oggi parleremo della cucina artusiana, la prima vera potremmo dire cucina italiana. Il manuale di cucina La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene fu pubblicato nel 1891 da Pellegrino Artusi. Lui è un gastronomo che decise durante i suoi viaggi in Italia di raccogliere diverse ricette che poi sperimentava e faceva provare direttamente ai suoi due cuochi. Vabbè, assaggiamo la pasta asciutta. Un trionfo della cucina italiana. E pensare che i futuristi l'avevano bandita dalle loro pietanze perché la consideravano un piatto passatista. Grande Artusi. La famiglia Artusi si trovò coinvolta a Forlimpopoli nel più noto assalto bigrantesco dell'epoca e decise di trasferirsi a Firenze. Quando Pellegrino Artusi arrivò in città nel 1851, non faceva fatica ad immaginare di essere tornato all'epoca di Brunelleschi, di Botticello e di Michelangelo, visto che Firenze era ancora sempre compresa entro la cinta muraria, che risaliva all'inizio del XIV secolo. Nel 1864 Firenze sarebbe diventata la capitale del Regno d'Italia e presto sventrata ai fini di una trasformazione igienica. Correva l'anno 1888 quando Pellegrino Artusi, scapolo già 68enne, pubblicò a proprie spese e dedicò ai suoi amati gatti bianchi La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, il testo più famoso nella storia della cucina italiana. La nuova Italia si avviava al nuovo secolo, ma il regno era ancora troppo giovane per chiamarsi realmente unito. Attraverso il fiorentino parlato, Manzoni aveva dato, almeno teoricamente, una lingua nazionale agli italiani e i macchiaioli avevano narrato nelle loro tele il primo inventario visivo della neonata nazione. Proprio in questo panorama, l'Artusi compì un passo ulteriore verso l'unità. Questa volta culinaria, poiché miscelando le varie cucine regionali, in primo luogo quella toscana ed emiliana, fondò la vera cucina nazionale italiana moderna ed unì a tavola tutti gli italiani, che fino ad allora disponevano di soli ricettari regionali e ripetitivi. Il successo arriverà lento, ma sarà assoluto, dato che sono state stampate di questo libro oltre 100 edizioni, con circa 800 ricette. Artusi, dalla ruralità toscana derivò l'avversione per il piacere e l'eccesso e basò le sue ricette sulla parsimonia, adottando un ottimo e chiaro italiano.
Bandì il fraseggio francesizzante dei manuali di cucina, anche se non disdegnò i piatti stranieri, in particolar modo quelli parigini e tedeschi. Per scrivere un libro di cucina accessibile all'intero territorio italiano, l'unica fonte possibile da cui attingere il lessico era ricercarsi in Toscana. Ed infatti il libro contiene anche una piccola guida ai termini toscani usati di più ostica comprensione per gli abitanti del resto d'Italia. Artusi consacrò il pasto domenicale e raccomandò la dieta borghese, la quale doveva essere varia, morigerata e senza alti e bassi, poiché solo briganti e aristocratici alternavano senza ritegno bisbocce a digiuno assoluti. Riconsacrò le minestre in brodo, la pasta asciutta, le minestre di verdura, gli arrosti, gli umidi, anche se fu molto avaro verso le salse. Nelle prime pagine incluse anche consigli sui principi igienici, su come si sia preferibile vivere in una casa luminosa e ventilata, oltre a proporre di fare un po' di esercizio fisico. L'opera che l'Artusi creò è monumentale, anche se la maggior parte degli italiani i piatti presenti sul menù nazionale artusiano non potevano permetterseli. Pensate che Artusi pagò a proprie spese l'edizione del suo libro perché non trovò nessun editore disposto a finanziarlo. Ad oggi sono state fatte 111 edizioni e quella che è ancora in commercio è quella del 1911 alla morte dell'autore. Ne sono state vendute milioni di copie, tradotto in varie lingue. Ma se volete scoprire chi sono coloro che condanneranno la pasta asciutta e la cucina delle Artusi, vi aspetto alla prossima Curiosità d'Arte sulla cucina futurista. Salve, oggi parleremo della cucina futurista. Saranno loro a abolire la pasta asciutta. Pensate, redassero i futuristi ben 50 manifesti. Nel manifesto tecnico loro esaltano la velocità, la forza e soprattutto in poesia ricercano il verso libero. In musica, ad esempio, ricercano la polifonia o il rumore. Lo stesso in pittura cercheranno il dinamismo delle forme. E anche nella gastronomia avranno idee molto innovative. Pensate che in cucina il filetto di montone si sposò con la salsa dei gamberi, la noce di vitello con l'assenzio, la banana col groviera e l'aringa con la gelatina di fragola. Ma anche i loro nomi dei loro piatti furono una propaganda sia pittorica che politica. Tra questi carne plastico, decolla palato, crudité cruenta, bombardamento su Adrianopoli. Scopriamo insieme allora questi futuri. Il movimento futurista è stato la prima grande avanguardia artistica del Novecento, unica tra l'altro squisitamente italiana e non d'oltralpe, il cui manifesto fu pubblicato dal suo fondatore Filippo Tommaso Marinetti nel 1909. I futuristi sognarono di chiudere i conti col passato per ricostruire il mondo sull'idea del progresso. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Fra i tanti che aderirono al futurismo ricordiamo Boccioni, Carrà, Russolo, Severini, Balla. Non sempre la battaglia futurista è stata condivisa, in particolar modo quando aderì all'arditismo fascista. Ma rivoluzionando l'intera vita italiana e ispirandosi al mito della città industriale, ha contribuito a rinnovare i linguaggi e le tecniche in tutti i campi delle arti e della letteratura. Il futurismo disse la sua anche nella cucina e nel 1930 uscì il manifesto culinario redatto dallo stesso Marinetti. La cucina futurista fu definita dai suoi inventori dinamica, simultanea e rivoluzionaria e l'intento principale fu quello di combattere il tradizionale e allora seguitissimo ricettario dell'Artusi. Niente più pasta asciutta, poco pane, via la pizza meridionale e la polenta nordica, il nome di uno spirito ipernazionalistico. Un po' per il gusto di stupire e dissacrare anche in cucina con spiazzanti nuovi abbinamenti culinari e un po' per il gusto dello spettacolo. I futuristi che avevano dichiarato uccidiamo il chiar di luna combattevano adesso contro la pasta asciutta, definita assurda religione gastronomica italiana, per rendere gli italiani più snelli e scattanti nella mente e nel corpo.
Nuovi banchetti futuristi dovevano essere assolutamente simultanei, implicando l'uso contemporaneo dei cinque sensi. La cucina futurista, eccentrica, antisolente e scenografica, fu però una meteora, un gioco che durò poco, anche perché, almeno in Toscana, forte era la tradizione e prevalsero le ricette equilibrate, basate sull'igiene e il risparmio, di Pellegrino Artusi. I futuristi furono propensi all'abolizione del coltello e della forchetta, creando quindi dei bocconi simultanei e quindi un abbinamento come un'opera d'arte di colori, suoni, musica e profumi. Ecco, questa è la cucina futurista e pensate, loro italianizzarono anche molti nomi stranieri, quindi il dessert non si chiamerà più così, ma per alzarsi il cocktail sarà pulibibita. Oppure il bar sarà qui si beve. Il menù diventerà lista vivande. Ecco, queste sono alcune delle curiosità. Grazie per avermi seguita.